Cari amici di Fanpage, questa settimana volevo parlarvi un po' del dibattito politico che si sta sviluppando in Italia attorno alle prossime elezioni amministrative, quelle che si terranno il 6-7 maggio in molti comuni. Però poi ho visto che comunque il dibattito verte su temi come ammortizzatori, candidati trombati, ovviamente del PD, candidati a sindaco che fanno appunto le pornostar, ho detto tanto vale, oggi parliamo di sesso, quindi vaffanculo la politica. Però non è che parliamo di cose buone, sempre cose cattive sono, perché non so se lo sapete, ma praticamente le performance sessuali degli italiani negli ultimi anni sono praticamente andate in rovina, e addirittura noi italiani siamo quinti in Europa per quanto riguarda, diciamo, il livello delle nostre prestazioni a letto. Infatti praticamente addirittura i greci riescono a fare meglio dei maschi italiani a letto. Com'è potuta succedere questa cosa dal momento che noi eravamo gli amatori migliori del mondo? Su Men's Health, che è appunto questo giornale che nel 2011 in barba a tutti i giornali italiani che hanno appunto diminuito le proprie vendite, ha aumentato le vendite del 10%. Ci sono scritte cose interessantissime, per esempio ci sono rubriche dove la gente può chiedere perché non so resistere alla tentazione di inviare sms mentre guido? E non è finita qua, perché altre domande intelligenti, diciamo, dei maschi italiani sono come devo trattare i suoi capezzoli a letto? Ma la cosa, diciamo, peggiore che possiamo trovare in questo numero è un decalogo che Men's Health dà agli uomini per aumentare il piacere delle proprie partner, e voi lo dovete assolutamente leggere. Allora, dice Men's Health che prima del rapporto l'uomo deve affinare la tecnica e poi fare una graduatoria. Cioè praticamente l'uomo si deve mantenere costante, diciamo, tra il 7 e il 10, perché se sfora questi valori non se ne fa più niente. Durante il sesso, e cioè durante, diciamo, quel momento in cui dovreste fare delle cose, secondo Men's Health l'uomo deve fare tutt'altro, e cioè imparare il galateo, non spingere, che è insomma la regola aurea del tram. Poi, questa è assolutamente stupenda, bisogna appunto strizzare bene, e io non voglio nemmeno sapere cosa, e poi deve farla salire. Sì, perché effettivamente se la lascia sotto al portone non è che le cose vanno molto bene. E poi la cosa più bella è dopo. Secondo Men's Health, dopo, quando si è finito insomma di fare sesso, l'uomo cosa deve fare? Concedere il bis, nell'ipotesi in cui lei non se ne sia andata, e poi chiamare il dottore. Vabbè, mo a prescindere da Men's Health, ma dico io, ma perché abbiamo voluto la parità dei sessi? Non era meglio quando questi si guardavano solo le figure su Playboy? Secondo me sì.